Ben ritrovati nel studio di Obiettivo News. Il comune eroga dei servizi ai cittadini e in questi giorni, proprio per quanto concerne i servizi, sono giunte segnalazioni da alcuni cittadini e anche dal consigliere di opposizione della lista Ricorollium, Fabrizio Bertot, che oggi è qui con noi. Buongiorno Fabrizio. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a chi ci ascolta. Allora, qual è la segnalazione? Perché poi c'è appunto giunta qualcosa di analogo dai cittadini, però poi Sì, che è successo? ma è successo qualcosa che io ritengo intollerabile. Cioè, io penso che il dovere di un'amministrazione sia, soprattutto di un'amministrazione che ha raddoppiato la tassa rifiuti, un'amministrazione che gratta il barile per far pagare le tasse su qualunque cosa, quindi voglio dire un'amministrazione che sicuramente non è prodiga di generosità nei confronti dei cittadini, ecco, si pretende che vengano erogati i servizi essenziali. Penso che il servizio essenziale, il primo, sia che il palazzo comunale sia aperto. Ma non pretendo tanto, ma il palazzo comunale, che è il tempio della rappresentanza dei cittadini, nei giorni feriali e se possibile, come era con me, anche il sabato mattina, sia aperto, accessibile ai cittadini che se hanno bisogno di chiedere un'informazione, di qualunque cosa che possa arrivare, trovino qualcuno dall'altra parte, magari il sindaco, uno degli assessori, un funzionario, c'è qualcuno che comunque tenga quella porta aperta. Io l'altra mattina ho trovato il palazzo comunale chiuso, era un martedì mattina alle 10 e secondo me è una cosa senza senso, ma lo dico perché cioè, è un chiudere la porta in faccia ai cittadini, ecco, e per me è inaccettabile, quantomeno per quello che è la mia interpretazione di quello che deve essere un palazzo comunale e un'amministrazione seria. E quale può essere il motivo? Ha provato a Ma chiedere al non. sindaco, ai funzionari Ma stessi, no, ma qualcuno è inutile chiedere al proprio chiuso? sindaco, ma per favore, ma secondo me il motivo è che il comune è fallito. Cioè è fallita questa amministrazione, è fallito il loro progetto su Rivarolo perché non ne avevano uno. E a me ricorda tanto, se vogliamo fare una rievocazione storica, no? Il famoso Re Sole che si chiude nella sua reggia di Versailles, è inconsapevole di ciò che succede, dice diamo le brioche ai cittadini. Ecco, la brioche ai cittadini sarà il Giro d'Italia e ben venga il Giro d'Italia perché comunque porta una ventata di freschezza e di novità, anche se è stato mal utilizzato da questa amministrazione. Dopodiché, ripeto, c'è altro. Ma chiudersi nel palazzo tipo Re Sole, a Roma direbbero Re Sola, ma bisogna essere romani per capire cosa significa, è una cosa obiettivamente senza senso. Abbiamo un'amministrazione nulla facente, nulla facente. Cioè è 2 anni o 3 che rimbalzano che ci sono 100.000 euro, peraltro ereditati da amministrazioni precedenti, da investire su un campo da calcio, premesso che ne hanno bisogno tutti, e non sapendo quale fare, tranne che finiscono in avanzo perché devono ancora decidere se spendere in un modo o nell'altro. Abbiamo i banchi del mercato che una volta c'era la fila di quelli che volevano occupare gli spazi perché Rivarolo era il mercato ambulante più prestigioso e che creava anche le condizioni di ricchezza per il commercio fisso. Adesso abbiamo gli spazi vuoti perché l'hanno messo in quello che è il nuovo centro cittadino, Corso Rocco Meaglia, che è il posto più freddo d'inverno, più caldo d'estate, più ventoso quando c'è vento, più isolato, e nello stesso tempo dicono che ancora non hanno deciso. Cioè abbiamo, non so nemmeno chi sia l'assessore commercio, se c'è un assessore commercio, perché lì sono solo bravi a dire no, ma facciamo un tavolo per discutere, facciamo un tavolo per parlare, a parte che poi non li fanno neppure, cioè li annunciano, ma poi voglio vedere quali sono le associazioni, i comitati, che poi di fatto hanno ricevuto udienza dal Re Sola. Dopodiché abbiamo gli assessori che dicono sì, ma poi devo chiedere, sì, no, ma poi devo parlare, e il risultato abbiamo il mercato di Rivarolo, il più prestigioso del Canavese occidentale, che non ha una sua collocazione. E non lo dicono, eh? Cioè, non c'è, ormai il Covid è passato, è dimenticato, a Rivarolo sembra che ci sia ancora la pandemia, ma il problema è che il virus è l'amministrazione Rostagno, anzi il sindaco Rostagno, che oltretutto, essendo un bravo medico, secondo me dovrebbe fare il medico a tempo pieno. Perché un bravo medico, il dottor Rostagno lo conosciamo, persona stimatissima, io mai nulla di personale nei suoi confronti, ma è bene che faccia il medico, perché fare il sindaco non è il suo mestiere. Mi sembra evidente. È stata fatta un'interrogazione per quanto riguarda la chiusura del comune? Sì, ma ho fatto un'interrogazione, ma alla quale risponderanno poi nei loro tempi, ma chi se ne frega della risposta? Il problema serio è che addirittura il 3 giugno
Il palazzo comunale è chiuso, quindi chiuso giovedì perché è giorno di chiusura, ma siccome giovedì è festiva, allora devono spostare la festa al venerdì, perché se no siamo in concomitanza. Quindi giovedì chiuso, venerdì chiuso, sabato chiuso e la domenica non so nemmeno se vado alla messa. Ma è grave quello, cioè c'è un abbandono da parte dell'amministrazione e di conseguenza da parte anche della macchina comunale nei confronti dei cittadini. Io posso capire a un certo punto che si chiuda al pubblico, che ne so, gli uffici dell'edilizia privata, che abbiano magari degli orari contingentati, ma lì ci si rivolge a dei professionisti, è un modo diverso di interpretare l'apertura, ma il palazzo comunale nella sua essenza deve essere aperto, deve essere accessibile. Cioè, ma andate a chiedere ai parroci se chiudono le chiese durante il giorno. E la stessa cosa dovrebbe essere il palazzo comunale. Poi magari uno non trova la disponibilità di un funzionario, ma trova quella dell'altro, trova il sindaco, trova l'assessore. In questo momento veramente c'è un clima di abbandono che Rivarolo obiettivamente non merita. E il simbolo di questo abbandono è la casetta di marzapane rosa che hanno messo in piazza Chiorati un mese fa. Vorrei sapere da un conteggio delle ore, ma visto che io vivo la città sicuramente più di quanto non la vivano loro, vi assicuro che le ore di apertura sono il 10% rispetto a quelle che sono state le aperture vere di quella casetta che non si capisce. Ogni tanto vediamo qualche finto assessore che dà qualche gadget, ma compito di un assessore non è dare gadget, è fare delle scelte, portare delle iniziative. Rivarolo è morta. Dopo il Giro d'Italia io mi preoccupo che cosa succede dal giorno dopo, ma non possiamo stare nelle mani di gente che vive all'improvvisazione. E parliamo di un'amministrazione che peraltro si è anche ben strutturata, con dei costi non indifferenti, e non mi riferisco alle indennità di carica del sindaco e dell'assessore, ma abbiamo il sindaco che si paga a spese del comune una sua assistente personale. E allora vorrei vedere lei almeno nella gabbia lì rosa a dare gadget, non un assessore mezz'ora al giorno la domenica mattina. Cioè, esigo, a fronte del fatto che siano state raddoppiate le tasse comunali, a fronte del fatto che stanno raschiando il barone, a fronte del fatto, e vi darò i numeri tra qualche settimana, che le entrate comunali sono sempre andate in crescendo, significa che loro hanno adottato una politica di prendere tutto quello che si può, ma e ripeto, è anche giusto che si paghino le tasse comunali, è giusto che venga pagato il dovuto, ma a fronte di questo bisogna esigere il minimo sindacale dell'erogazione dei servizi. Almeno il palazzo comunale aperto, almeno qualcuno dentro il palazzo, non dico qualcuno nella casetta rosa, che il rosa penso che tra qualche giorno sparirà, ma il problema è che finito il rosa vedo nero, tutto lì. Oltretutto ad alimentare la rabbia c'è anche stato il fatto che in altri comuni dove si è recato successivamente gli uffici erano aperti. Tutti i comuni sono aperti, ma è assolutamente vero, ma anche quelli che sono chiusi. C'è un campanello dove si suona e qualcuno apre e magari dà l'informazione, magari sbroglia la cosa, magari gli dice di ritornare. I nostri sono proprio chiusi, ma nemmeno i giorni del suo appuntamento ricevono. Se uno telefona in comune per chiedere appuntamento, glielo danno nei giorni d'apertura, non glielo danno nel giorno di chiusura. Abbiamo fatto le prove. Cioè, il problema è che c'è uno scollamento completo tra la macchina amministrativa capeggiata dal dottor Rostagno, che per me diventerà sindaco soltanto quando sarà ex sindaco, perché il titolo di sindaco gli spetta a vita ed è giusto così per rispetto alla persona e al ruolo. Ma il dottor Rostagno in questo momento è assolutamente inadeguato al ruolo e la sua amministrazione è il simbolo dello scollamento tra la macchina amministrativa teoricamente guidata da lui e il resto della città. Arrivo adesso da prendere due caffè in due bar diversi, mi chiedevano come mai in concomitanza dell'evento del Giro d'Italia, bellissima la notte rosa, giustamente si facevano le notte bianche adesso col giro, ma bellissima come iniziativa, ma riempi il centro di, non che metti i banchetti, pare che li mettono in Corso Rocco Meaglia. Ormai Corso Rocco Meaglia è diventato il nuovo centro cittadino, peccato che non ci sia un affaccio di un esercizio commerciale, di un pubblico esercizio, niente, c'è soltanto il vuoto. Io vorrei veramente che questa amministrazione si ponesse il tema che questa era una città abituata a vivere. Allora vorrei che questa città abituata a vivere non perdesse le sue abitudini, perché abbiamo letto tutti sui giornali come le attività produttive e commerciali sono aumentate a Quarnier, sono aumentate a Castellamonte e Rivarolo è rimasta indietro. Una volta Rivarolo era la capitale, e non lo dico riferendomi alla mia amministrazione, ma anche a quelle precedenti. Adesso non è più.
Stiamo diventando lo zimbello del Canavese, con il simbolo dell'amministrazione dello stadio, e allora che lo diventasse lui il simbolo dell'essere il zimbello del Canavese, ma non la città. La città merita rispetto. E allora a questo punto, dopo aver regalato il Giro d'Italia alla città, che faccia il più bel regalo che possa fare alla città. Si dimetta, vada a casa e facciamo scegliere i cittadini tra quanti si proporranno con la voglia di amministrare seriamente questa città. La voglia di fare. Quello che manca a questa amministrazione è la voglia di fare. Non si può vivere e amministrare per abitudine. Bisogna amministrare con la voglia di farlo, con un sentimento di affetto nei confronti della città. Magari l'hanno avuto, non lo nego, perché poi sono persone di Rivarola, io massimo rispetto per le persone, ma adesso non c'è più. E allora prendiamo atto che è finita, anche perché hanno solo più un bilancio. Questo bilancio era basato sui PNRR e abbiamo visto come è andato a finire. Non ci sono più spazi per fare opere importanti, non ci sono più spazi per fare scelte che possano determinare un'inversione di rotta nei confronti della crescita della città, quindi non c'è più spazio per questa amministrazione. Andiamo a nuove elezioni, ci sarà qualcuno che avrà dei progetti, dei programmi, si proporrà per amministrare la città e mettiamo i cittadini in condizione di scegliere da chi vogliono essere amministrati, governati, non semplicemente gestiti, anzi nel caso dell'amministrazione stagno, mal gestiti. Grazie, grazie consigliere. Grazie, Alberto. Scusate lo sfogo. Continuate a seguire BTV News. Buona giornata. Yeah.